Nell'Eucaristia Gesù è realmente presente e si compie continuamente un miracolo che è compreso nel mistero della fede. Ma dove inizia tutto questo miracolo? Dove si svolge? Beh, dovremmo dire dappertutto, ma esiste un posto privilegiato che è la Chiesa. Ma Gesù è dappertutto, perché devo andare proprio in Chiesa per trovarlo? Perché la Chiesa, anche solo come spazio, ci ricorda che ovunque siamo con il Signore, ma spesso facendo altro, deve esserci un momento e anche uno spazio in cui ci fermiamo solo per il Signore. Ecco, quindi senza la Chiesa non c'è la messa, no, tutt'altro. Però, per arrivare in quella Chiesa, noi dobbiamo partire da un altro spazio, casa nostra, cioè la nostra vita. Ovvero, non posso andare a stare con il Signore se prima non ho costruito qualcosa di bello nella mia quotidianità. Una quotidianità in cui ci deve essere spazio per la mia famiglia, una quotidianità in cui c'è anche la scuola, le amicizie, gli affetti e poi c'è il tempo libero. In tutte queste cose io comincio a celebrare messa. Come? Con i miei comportamenti. Poi, soprattutto la domenica, abbiamo anche uno strumento che ci ricorda che è ora di radunarci, ad esempio il campanile, ma è quel suono che ci ricorda che Gesù ci sta chiamando e ci raduna in comunione attorno a Lui e fra di noi.